Una coppia di turisti si trovava in vacanza nella parte meridionale della Francia e pensate che stava facendo sesso in un balcone ed è precipitata all'altezza di quasi 4 metri circa. Lei, la donna, ha riportato ferite lievi, lui invece si trova in condizioni disperate. Ci troviamo in un sabato pomeriggio di quest'estate a Fusa 2019 in un resort di Le Canne, non lontano da Cana, dove c'è il famoso festival. La coppia in questione, i turisti, lui inglese di 30 anni, lei canadese di 28, non sono riusciti a resistere a quella che era la passione e quindi hanno iniziato a fare l'amore, o meglio sesso, nel balcone della loro stanza appoggiata alla ringhiera. Per ragioni ancora da appurare, i due sono precipitati da un'altezza inferiore ai 4 metri circa. I soccorsi sono stati immediati, i due turisti hanno riportato ferite abbastanza diverse tra loro, infatti sembra che il trentenne abbia attuito l'impatto della compagna, ma è così che ha avuto la peggio proprio lei. Sono stati trasportati d'urgenza quindi e ricoverati all'ospedale Pasteur Chaud di Nice, sempre in Francia. La donna ha riportato comunque delle ferite abbastanza importanti. La polizia della Francia sta ovviamente indagando per cercare di capire cosa effettivamente sia accaduto, sia verificato. Un saluto caro a voi, esimi utenti di YouTube, al prossimo video da Leandro, narratore italiano.